Buongiorno ragazzi, allora oggi siamo in compagnia di Michela e Francesca di Imprenditori che Cambiano, e settore della consulenza, settore della formazione, settore del supporto per aziende e per professionisti che veramente vogliono cambiare. Allora, Michela e Francesca, benvenute. Grazie, ciao Ciao. Michele. Allora, Ciao a ragazzi, tutti. raccontateci un pochettino la vostra storia sul mondo, prima di tutto chi siete, cosa fate, il mondo funnel marketing, come in qualche modo vi ha aiutato. Allora, noi abbiamo fondato Imprenditori che Cambiano per aiutare i piccoli e i medi imprenditori a strutturare un sistema di marketing. A costruire un proprio brand e coinvolgendo tutto questo, coinvolgendo il loro team. Imprenditori che Cambiano nasce per aiutare gli imprenditori nella loro crescita del loro business, quindi per sbloccarli se sono bloccati in qualche punto della loro crescita. Fantastico, ottimo. Oggi quello che noi sperimentiamo è che gli imprenditori hanno diversi problemi nell'applicare i metodi e gli strumenti di marketing e quindi noi lavoriamo a fianco con loro per cercare di aiutarli ad implementare questi strumenti. Li aiutiamo in una maniera concreta, molto pratica, affiancandoli in questo sviluppo e con un approccio molto concreto. Siete abbastanza giovani sul mercato, anche se siete molto preparate, molto brave, molto professionali, e io lo posso veramente confermare. Però non sempre è tutto stato facile. Quali sono state un po' le difficoltà che avete avuto voi per iniziare a creare il vostro sistema di marketing e l'acquisizione dei vostri clienti per voi? Allora, diciamo che quando abbiamo deciso di unire le nostre forze, le nostre competenze, e questo appunto è accaduto l'anno scorso, poco prima del periodo delle vacanze, dove poi abbiamo avuto un po' di tempo appunto per capire dove volevamo andare, quindi cosa volevamo fare insieme, ci siamo strutturati, quindi abbiamo concretizzato un pochino la nostra idea a livello di contenuti e di ciò che potevamo offrire. E poi la cosa che abbiamo visto che c'era un po' difficile era quella della conversione. Quindi lavoravamo sì su una pagina social, però avevamo un sito con un blog e tutto quanto, però la conversione effettivamente ci risultava difficile. Facevamo fatica ad avere dei dati su cui poi lavorare magari successivamente per poter comunicare altre cose di noi e far capire effettivamente quello che è il nostro valore e la nostra differenziazione rispetto al resto, diciamo, delle agenzie di marketing o consulenti di marketing che ci sono sul mercato. Quindi abbiamo lavorato effettivamente un po' in questa direzione e poi ci siamo imbattuti in FunnelGo. A settembre abbiamo seguito appunto il corso a Rimini e da lì diciamo che abbiamo iniziato ad ottimizzare le nostre conversioni perché abbiamo diciamo, migliorato quello che era il nostro posizionamento. Abbiamo definito la nostra brand identity rispetto appunto alla concorrenza e siamo riusciti appunto ad aumentare proprio quelli che erano i contatti che noi ricevevamo dai potenziali clienti perché appunto attraverso il funnel che poi è partito. Abbiamo iniziato appunto ad acquisire le mail, abbiamo dato un contenuto di valore gratuito per poter iniziare appunto a conoscerci di più e da lì appunto abbiamo avuto i primi contatti, abbiamo sviluppato appunto alcune collaborazioni anche in realtà e diciamo che questo ha aumentato sicuramente la nostra autorevolezza e il riconoscimento appunto che abbiamo ora sul mercato, diciamo, siamo ancora Sì. agli inizi per carità, però comunque abbiamo notato questa differenza. Sì, sicuramente dopo il Funnel Go ci ha dato la possibilità di essere molto più visibili e di aumentare quella che è la nostra autorevolezza e il riconoscimento. Che è un aspetto fondamentale per poi attirare clienti e farsi scegliere giustamente in un mercato così complicato. Quindi, quando parlate di conversione, immagino sia proprio il concetto che magari visibilità, pubblicità, traffico, in realtà magari arrivavano poche lead o pochi mail, quindi questo avete dato un aiuto. Ecco, qual è Esatto. la strategia che voi avete adottato per voi stesse,
per creare il vostro modello di business, perlomeno per quello che riguarda la strategia di marketing, l'acquisizione clienti. Allora, noi abbiamo perfezionato quello che era il nostro posizionamento iniziale, cioè una consulenza pratica, concreta e che non solo fa una strutturazione di un sistema di marketing e di un piano di marketing, ma valorizza un marchio o lo crea qualora questo marchio non esistesse, coinvolgendo il team, perché anche per noi questo è un aspetto molto importante, perché puoi avere una macchina che funziona benissimo, ma se poi i tuoi collaboratori non ti seguono, tutto questo non funziona. Quindi noi dal momento, diciamo, da Funnel Go, Funnel Marketing Live, i vari appuntamenti che abbiamo sfruttato, ci hanno aiutato a definire ancora meglio il nostro posizionamento e poi abbiamo lavorato molto sulla scala dei valori. La scala dei valori è stato un punto importante dove noi abbiamo identificato il nostro front-end, quindi come catturiamo l'attenzione dei potenziali clienti. La prima cosa che facciamo all'interno del funnel, ad esempio, è di dare un ebook gratuito per diventare un imprenditore di successo. Il secondo step per noi è fornire una consulenza gratuita di un'ora, nella quale raccogliamo le problematiche dell'imprenditore e iniziamo a dare subito valore sin dalla prima consulenza, dando dei consigli, dei suggerimenti, parlando del posizionamento, eccetera. Il nostro secondo step, quindi passiamo già al middle end, è una consulenza di almeno una giornata, quindi un pochino più estesa. Arriviamo ad un altro step che è una consulenza di 2 giorni nella quale noi costruiamo insieme il funnel e lo mettiamo online, quindi 2 giorni di full immersion dal cliente, mettiamo in moto una macchina, la mettiamo in pista e la facciamo partire. E poi naturalmente per chi ha più vuole essere seguito, vuole un livello di approfondimento maggiore, offriamo una consulenza di 6 mesi. Perfetto, quindi avete strutturato nella scala dei valori tutti questi vari prodotti per chiaramente far testare il vostro potenziale cliente, ciò e la bravura, l'impatto che voi potete dare, per poi chiaramente salire e investire in più se decide, se vede l'effettivo valore che ha in ritorno. Fantastico. Allora, vogliamo velocemente vedere anche il vostro funnel, visto che... Sì, questa è la nostra pagina opt-in nella quale indichiamo da subito quella che è la nostra promessa, cioè imprenditori che cambiano il sistema che ti permette di rendere la tua impresa più produttiva una volta per tutte in soli 3 mesi. Quindi cerchiamo di dare subito un risultato tangibile di un sistema concreto e di supporto. Sì. Qui nella nostra opt-in, come vedi, puoi scaricare la guida Imprenditori Vincenti, che è gratuita, Sì. e sotto spieghiamo il perché dovresti cambiare le cose. Ad esempio, molti imprenditori hanno seguito dei corsi, quindi hanno la consapevolezza di dover attuare delle strategie di marketing, ma non hanno poi il tempo in realtà per poterle implementare una volta quando sono a casa, sono assorbiti dalla loro routine quotidiana. Quindi il nostro supporto è proprio questo, di lavorare insieme a loro per implementare un sistema efficace. Certo. Le persone fanno opt-in, quindi richiedono informazioni, vogliono scaricarsi l'ebook di Imprenditori Vincenti e arrivano a una seconda pagina, che è questa. Esatto, questa è la seconda pagina. Anche qui noi offriamo subito la possibilità di avere un check-up gratuito. Si tratta di una consulenza di un'ora Sì. e qui sotto raccontiamo una storia di un nostro cliente, Paolo, che è un cliente che grazie ad un lavoro approfondito che abbiamo fatto insieme, finalmente è riuscito a cambiare marcia e a svoltare la sua impresa, Sì. strutturandosi con un sistema efficace. Certo, perfetto, bravissime. E poi, come puoi vedere all'interno della pagina, ci sono dei bonus che noi forniamo dopo la prima attività di consulenza, quindi una scheda approfondita, consigli su come affrontare questo percorso di evoluzione e anche delle linee guida su come aprire una pagina Facebook. Sì. All'interno della pagina trovi spesso la nostra foto perché noi ci teniamo a far vedere la nostra faccia in modo che gli imprenditori, oltre che un metodo, un logo e quindi un marchio, possano comprendere che dietro ci sono
delle persone. E qui, per esempio, il perché dovrebbero scegliere noi. Fantastico, ottimo, bel funnel, brave ragazze. Perfetto, abbiamo visto il funnel, molto brave, molto carino, veramente molto molto brave. Allora ragazze, per quanto riguarda invece i risultati un po' che avete ottenuto grazie a questo funnel o comunque a questa strategia che avete messo in atto. Allora, noi abbiamo realizzato 5 funnel in 4 mesi, il nostro più quello di 4 clienti, e i risultati che otteniamo sono molto tangibili e soprattutto monitorabili, misurabili, e siamo in grado anche di aggiustarli, quindi riprendere la mira, di sistemare il funnel, testare, ritestare. In questo momento siamo esattamente in questa fase, però per darti un esempio di Sì. un ROI tangibile, sul nostro funnel, con una campagna di traffico in 15 giorni abbiamo ottenuto un tasso di conversione del 67%. Wow. Quindi abbiamo, sì, molto interessante. Quindi abbiamo proprio capito che quando la macchina è a punto, con una gestione, una giusta pianificazione, del traffico dai vari social media, siamo in grado di ottenere, delle buone conversioni. Ecco, il fatto di riuscire a vedere effettivamente i risultati e quindi avere dei numeri in mano su cui lavorare, questo ci dà proprio la possibilità di capire sì, stiamo andando nella direzione giusta, magari possiamo cambiare e quindi testare quello che stiamo facendo ora, possiamo testare una piccola modifica a livello di comunicazione e quindi andare poi a capire cosa sta performando meglio. Assolutamente. E, quindi, infatti, avere uno strumento che ci può restituire questi dati è molto importante, cioè il fatto che si integri anche con altre piattaforme è fondamentale per Sì. la strategia e per riuscire a lavorare bene focalizzato. Sì. Tra l'altro, quello che abbiamo visto con i nostri clienti è che lo strumento sposta proprio i clienti da dei sistemi più statici, come potevano essere i loro siti vetrina, a dei sistemi che sono drasticamente più dinamici. E anche la possibilità di spiegare veramente bene il perché scegliere un cliente piuttosto che un altro. Nel nostro caso, noi abbiamo deciso di metterci la faccia in tutto il nostro funnel e quindi sposta veramente il tipo di risultati che tu puoi ottenere. Certo. Ok, quali sono un po' gli obiettivi che vi ponete ora con questa macchina che avete costruito per questo anno, perlomeno entro il 31-12-2018? Quanti clienti volete acquisire? Qual è un po' il vostro obiettivo che avete in mente? Ma noi abbiamo sicuramente l'obiettivo di raddoppiare quello che è il nostro fatturato di quest'anno, insomma dell'inizio dell'anno, e di creare una lead generation. Nella nostra macchina c'è anche ovviamente una struttura di comunicazione, di dialogo continuativo e costante che noi facciamo con i nostri lead. Quindi di crescere, diciamo, in questo senso e di mettere a punto la macchina affinché le conversioni possano aumentare ancora di più. Il fatto di crescere, anche questo, visto che io sono un po' la donna dei numeri all'interno del gruppo, il fatto di crescere effettivamente, noi, come dico, siamo appena partiti, vogliamo fare una cosa graduale, perché spesso magari crescere in maniera esponenziale fa sì che tu non riesca a dare il giusto servizio. Giusto, Noi giusto. consigliamo anche ai nostri clienti, in realtà, è vero far partire una strategia di marketing, però è giusto farlo su dei numeri, quindi capire. Lo facciamo su di noi, lo facciamo sui nostri clienti, capire quanto effettivamente possiamo dare bene e piano piano strutturarci, perché se la crescita è graduale e studiata, allora effettivamente anche il risultato poi non diventa un boomerang, perché spesso magari ci sono aziende che dicono: ah, partiamo con una campagna di marketing e sparano e hanno magari un ritorno troppo alto. E poi rischiano di fare brutta figura effettivamente, non riuscire a Certo, sopperire, gestirla. c'è stress all'interno dell'azienda, cioè si va proprio a creare magari anche cioè delle Delle problematiche. problematiche Invece noi interne. siamo molto attenti anche a questo aspetto, lo facciamo per noi e lo facciamo per i nostri clienti. Fantastico. Ok, ragazzi, è stato un piacere in questo vostro darci la vostra strategia, il vostro funnel e tutti i consigli che ci avete potuto dare. Avere delle startup, ragazzi, attenzione, di questi tempi, perché comunque Francesca e Michela sono una startup e già partire col piede giusto è sicuramente molto meglio là fuori di quello che è il business plan o di strategie fumose che poi in realtà le statistiche non pagano perché più del 90% delle startup chiudono entro 3 anni. Invece voi partire già col piede giusto come avete fatto sicuramente vi porterà grande successo e ve lo meritate.
Bene, grazie Grazie. a voi, grazie a Francesca, grazie a Michele, imprenditori che cambiano e grazie ragazze. Grazie a te, Michele, a presto. Ciao. Ciao, Ciao. grazie.